Salve a tutti gli agenti di Acquisita, benvenuti a questo video della serie Fate and Pistol. Il nostro CJ, già subito dall'inizio, ha una grande, grandissima fame. Che bello, ragazzi, il nostro CJ l'altra volta ha provato l'insalata, ma non gli era piaciuta per niente. E adesso vuole solo pizza! Pizza, 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 voglio pizza! Dammi qua, vieni, vieni, vieni! Dammi la tua cazzo di pizza! Puttanella! E tu? Muori. Ok, ci siamo pagati i soldi. Ci siamo pagati il pranzo. Con i soldi di quelle persone. E adesso andiamo a fare subito la missione. Bene, cominciamo subito la missione Ice Cold Killa. In questa missione dovrò utilizzare una pistola silenziata. Perciò dovrò fare un po' un altro strappo alla regola sul fatto di utilizzare solo la pistola. Anche se per essere questa è solo una pistola, solo che silenziata. Non dovrebbe essere difficile come missione. Dobbiamo andare al Pleasure Domes e far fuori quel figlio di puttana. Molto bene, siamo vicino al Pleasure Domes. Ammazziamo le guardie in una maniera creativa. Ok, una fatta fuori. L'altra pure. Allora, dovremo utilizzare il lucernario per entrare. Io di solito faccio sempre una cosa. Sparo tutte le gomme. Ah, è vero, queste non si possono distruggere. Ok. Di solito mando praticamente quasi a fuoco le macchine, in modo che quando Gizzy uscirà avrà già le macchine distrutte e posso farlo fuori facilmente. Bene ragazzi, sono arrivato dentro il Pleasure Domes, ora dovremo ammazzare Gizzy. Ok, saltiamo i cutscene, non me ne frega un cazzo. Via 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 via. Scappiamo. Vai 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 vai. Che cazzo fa? Si già è uscito fuori ma tornava dentro. Comunque, adesso non dovrebbe essere difficile farlo fuori. Infatti escono subito dall'auto. Ok, morti immediatamente. Riprendo già la mia pistola normale. Ok. Beh, non me ne frega un cazzo della conversazione. Allora, dobbiamo andare al molo 69 e far fuori il sindacato loco una volta per tutte. Ora, 15 colpi di pistola non bastano manco per scherzo, quindi devo cercare di prenderne altri. CJ, proprio prima della prossima missione, ha veramente un bel po' di fame. Perciò, perché non accomodarlo nel suo negozio preferito? Il Pizza Stack è il luogo in cui CJ spende la maggior parte del suo patrimonio. Molto bene. Adesso è sazio, possiamo andare. Ho raccattato un pochino di munizione di pistola per questa missione, ammazzando un po' di sbirri con la spada. Anche se so che in questa missione sarà necessario utilizzare il cecchino, quindi sarà un altro strappo alla regola. È per forza così, perché se devo utilizzarlo, devo utilizzarlo, non ci posso fare niente. Bene, è incominciata la missione propria. Devo fare fuori questi figli di puttana con il cecchino. Facciamo un headshot come si deve. Ok. Bene, ragazzi, è arrivato il momento di far fuori Timon Mendez e Ryder anche, soprattutto. Purtroppo Ryder sarà anche un altro nemico che dovrò far fuori col cecchino. Perché altrimenti mi servirebbe una mitragliette. Non ne posso dare nemmeno quella, quindi a questo punto l'elimino col cecchino e finisce lì. Spero di farcela anche utilizzando solo la pistola. Scapperò da questa parte perché mi conviene, va. Così non corro troppi rischi. Tipo Mendez dovrebbe avere una K47, ma non mi pare che non è così forte. Dovrei essere in grado di farlo fuori.
Allora, dov'è? Ok, qua ci sono qualche rifas del cazzo. Eccolo lì, Tibo Mendez, fatto fuori. Mendez, I see you, Rifa, motherfucker! Ok, qua ho utilizzato la mitraglietta anche se io praticamente non la sto utilizzando per niente. Ok, ora Ryder. Hey, Tocca Ryder! al Ryder. Facciamolo subito fuori. Come vi ho detto, non posso farlo fuori con la pistola perché è troppo lontano. Facciamolo fuori così. Ok, devo fare per forza, così, ragazzi. Adesso dovremo ammazzare Toreno. Ecco lì. In teoria si dovrebbe fare col bazooka, però forse lì è possibile effettivamente farlo con la pistola. Cioè, qui era ovvio che o l'ammazzavo col cecchino, oppure lo inseguivo con la barca e gli sparavo con una mitraglietta, ma purtroppo la mitraglietta non la posso utilizzare, quindi ho dovuto per forza utilizzare la pistola. Perciò mi serviranno almeno, non voglio esagerare, 300 colpi di pistola per la prossima missione. Cercherò di farla senza utilizzare le altre armi. Molto bene, ho raccolto un bel po' di munizioni di pistola. Sono più di 300, mi pare. Questa è la missione in cui ammazzo Toreno. Quindi andiamo immediatamente. Magari vado con l'ambulanza stessa, va. Spero di farcela solo con la pistola. Ok, siamo arrivati. A dire il vero, in questa missione non è vero proprio che Toreno muore. È il gioco che ci fa credere che sia così, ma non è così. Facciamo fuori questi bastardi. Così prendiamo anche un altro po' di munizioni. Il problema è che distruggere un elicottero solo con la pistola è una cosa piuttosto ardua. Molto difficile. Oddio, mi ha preso col Desert Eagle, quel figlio di puttana. Bastardo, la mira al massimo. Scappa, 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 scappa. Oddio, sono senza vita. Che macello. Sono quasi morto, eh. Sono quasi morto, raga. Mamma mia. Oddio. Brutta situazione. Brutta situazione. Non mi aspettavo di avere così poca vita. Sinceramente, mi hanno aperto. Non me ne sono nemmeno accorto. Allora, vediamo di farli, di togliergli un po' di vita con la pistola, anche se è molto difficile, eh. Ci provo. È impossibile! Oddio, raga, è impossibile. È impossibile, raga. Cioè, io ho sparato due cariche, tipo. Non si è fatto nulla. Non si è fatto nulla. Mi sa che dovrò andare per forza con il bazooka. Per forza, raga. Mi dispiace, devo fare un altro strappo alla regola, però avete visto, ho sparato un bel po' di colpi e cioè non si vede nemmeno che non sembra nemmeno che abbia perso vita. Proviamo a fare così, quindi. Ok, l'ho preso. Fantastico. Benissimo, ce l'ho fatta, ragazzi. Dovevo fare per forza così perché altrimenti sarebbe stato impossibile. Adesso faccio l'ultima missione di San Fierro. Molto bene. Yaika Boom Boom. A dire il vero non è proprio l'ultima missione di San Fierro. È l'ultima missione di San Fierro se consideriamo le missioni principali. Altrimenti dopo di questa si sbloccano le missioni secondarie del garage. Infatti dovrò comprare il Wang Cars e a quel punto sbloccherò anche le gare. Però adesso basta parlare, andiamo a fare subito questa missione. Dovremmo prendere una bomba, metterla in una raffineria di droga, farla esplodere e scappare illesi. Bene, siamo arrivati quasi al posto. Eccolo qui. Facciamo fuori le guardie. Bene. Sì, ci attaccano, grazie al cazzo, certo che ci attaccano. Non è cazzo il vostro farmi fuori. Fidatevi. Ho un altro nemico con la doppia pistola. Fantastico. Devo fare attenzione a non distruggere l'auto. Quindi devo prima eliminare tutti i nemici. E poi entrare. Ora. È inutile che mi mandate
dei nemici con la doppia pistola. Non siete in grado di farmi fuori. Bene, ragazzi, sono quasi dentro. Ok, uso la rampa per entrare. Devo fare attenzione a non distruggere l'auto prima che arrivi lì, dove deve. Perché già me l'hanno sparata un bel po', eh. Ok. Ho innescato la bomba, devo subito scappare. Ho un bel po' di tempo per essere, 40 secondi a voglia. Arrivo fino a Los Santos io. Allora, facciamo fuori tutti pure. Oh mio Dio, però mi stanno togliendo un sacco di vita, questo lo ammetto. No, 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 faccio il bravo. Ok. Non me ne ricordavo così forti. Ok, scappiamo, va. Allora. Bene. Li ho ammazzati tutti, andiamo avanti. Dovrei farcela solo con la pistola. Oh mio Dio, non l'avevo visto, non l'avevo visto. Ok. Bastardi! Spuntano come i funghi dopo la pioggia d'ottobre. Bene, 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 bene. Ok, ora si chiuderà il cancello. Uno l'ho ammazzato prima che scendesse, l'altro pure. Andiamo subito fuori di qui. Immediatamente. Morite. Dai, che ce la possiamo fare? Sì, spara, spara. Ok. Ce la facciamo? Ce la facciamo. Siamo usciti fuori, devo solo tornare al garage e la missione è finita. Ok. Molto bene, 25.000 dollari, non me ne ricordavo così tanti. Adesso, giusto proprio per cosa personale, volevo riprovare la missione del camionista che ho fallito, cioè la quinta. Dovevo venire qui a San Fierro a consegnare un carico illegale. Molto bene, sono arrivato qui dal camionista. Incominciamo subito la missione e speriamo di non perderla stavolta. Che cazzo che rompe i coglioni? Ah, giusto, giusto, giusto. Ho appena sbloccato Las Venturas. Il Toreno mi ha chiamato anonimamente. Ma non sono quelle le missioni che dovrò fare dopo. Farò nel prossimo video. Nel prossimo video sicuramente farò le missioni del garage a San Fierro. Dio, sto andando nella direzione sbagliata. Dove cazzo è che devo portare il carico? È vicino stavolta. Ok, però stavo sbagliando già direzione. Questo non va bene. Ok, vicino a Angel Pine. Quindi sarà più facile dell'altra volta. Sempre se gli sbirri non romperanno i coglioni. Perfetto, sono arrivato quasi a destinazione. È stato molto più semplice dell'altra volta. Chiaramente perché ho dovuto fare meno della metà della strada. Sembra proprio un'altra missione questa volta. Cioè, veramente semplice. Sono arrivato qui. È già finita. Eccolo qua. Bene, ho fatto 6 missioni da camionista. Mancano solo due, ovvero quelle di Las Venturas, che sono anche le più difficili. E adesso, prima di abbandonarvi, il nostro CJ ha fame. Perfetto, adesso il nostro CJ ha il pancino pieno. Ho fatto un buon numero di missioni in questo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Scusate, gioco di parole. Mettete mi piace, commentate e continuate a seguirmi.